Napoli, decima edizione del Pizza Village. La pizza sua, maestro, qual è? La Nerano, quella che facciamo oggi come specialità. E qual è la pizza Nerano? È una vellutata di zucchine con una chips di zucchine, stracciata pugliese, prosciutto affumicato, provola e basilico. È tanto tanto amore, no? Equilibri di gusto, avete caputo bene? Avete caputo bene, bravo! Già dal braccialetto si capisce che è una persona posata. Siamo in compagnia di Giuseppe Crapetti della Fermento, pizzeria Fermento. Salve! Salve, buonasera, buonasera a tutti gli amici. Che pizza sta preparando? Allora, noi qui portiamo tre tipologie di pizza: la margherita, la marinara e poi facciamo la pizza speciale nostra che la portiamo qui al Pizza Village da 10 anni, che ci sta dando molte soddisfazioni, è la pizza vellinese ed è composta da panna, prosciutto cotto, croquet e all'uscita mettiamo i bocconcini di mozzarella di bufala. Luciano De Crescenzo diceva: i napoletani hanno sempre avuto il fast food, la pizza. Per l'Ambriana Napoli è una porta fortuna, una nella smorfia napoletana, e adesso il nostro pizzaiolo ci eseguirà una pizza famosissima che si chiama Terra Mia, la special, che è completa con fiori di zucca, salame, ricotta e provola. Mamma mia, che profumo, maestro! Cioè, adesso la taglio. Ah, me la sgranocchierei. Mamma mia. Chi si mette paura, non so cocco che femmina bella, pizzeria Bell'Ambriana, prego, prego! Ma la vera pizza è quella napoletana o quella di Briatore? Ma Briatore, ma io non ci andrei mai da Briatore, ma per amore di Dio, quelli sono abituati agli standard europei, gente di 47.000 euro al mese, polli da spennare. La pizza napoletana è patrimonio dell'umanità. L'antidepressivo omeopatico esiste, si chiama pizza, e allora fatta una pizza, capo marolangop.